Allora, cari amici del canale, bentornati in un nuovo video. Oggi ho con me Sgalla da Milano e parleremo di economia. Lui è un esperto, ci dirà i suoi titoli adesso fra pochissimo, ok? Sgalla ha anche un canale YouTube che si chiama Sgalla Balla in cui parla di economia e vi lascerò in pratica il suo contatto in descrizione, il suo link in descrizione, ok? Quindi vi consiglio di iscrivervi. Se vi piace l'economia, perché è veramente molto interessante, parla di temi molto interessanti. E quindi restate sintonizzati se volete sapere un po' di più dell'economia italiana. Parleremo di varie tematiche, esploreremo il perché e il per come in pratica la nostra economia, come sta andando, insomma, ok? Quindi vediamo un pochettino e parleremo anche di estero, perché stiamo emigrando, in quanto stiamo emigrando e cosa si potrebbe fare per arginare queste cose, va bene? Adesso Sgalla, allora dici di te brevemente di dove sei, cosa fai, insomma. Grazie Domenico per la tua introduzione meravigliosa. Direi forse anche un po' troppo da esperto, difficile definirsi, comunque lo faccio solo un dottorato. Vabbè, io sono Sgalla Balla, come ha detto Domenico, ho un canale su YouTube che qui gentilmente metterai in descrizione. Una cosa che cerco di sensibilizzare è che l'economia non è solo finanza, l'economia rappresenta tutti gli aspetti sociali. Comunque sono il mio primo anno di dottorato, ancora indeciso su cosa perseguire. Prima del dottorato mi sono laureato prima in marketing, però lato economico, poi comunque mi piaceva l'economia dura e pura, quindi sono andato a fare International Economics. I miei interessi sono orientativamente macro development, macroeconomia, poi magari non so se vorrei parlare di che cos'è, development economics è l'economia dello sviluppo, e industrial organization, che è l'organizzazione industriale, che è un tema anche abbastanza forte in questo periodo, più ovviamente tutti i temi associati, di cui economia verde, economia sociale, disuguaglianze, che sono temi molto forti adesso in letteratura. Perfetto, perfetto, grazie mille Sgalla. Ti senti ancora un po' lontano, quindi se puoi avvicinare magari un secondo il microfono, magari ti puoi sentire meglio. Perfetto, perfetto. Allora, guarda, parto con la prima domanda. Quindi la prima domanda che ho per te, una domanda molto interessante. Volevo chiederti perché, secondo te l'economia italiana sembra essere sempre in perenne crisi? Quindi in pratica questa crisi è diventata un po' un cliché, no? Da quando vivevo in Italia, da quando ero giovane, si sentiva sempre la crisi, siamo in crisi. Ed è anche la scusa che danno molti datori di lavoro, i classici imprenditori. Se vado ad un imprenditore e dice, caro imprenditore, mi potresti aumentare la paga di 50 centesimi? No, siamo in crisi, mi dispiace la crisi, non si può. Assolutamente, assolutamente. Capisci? Quindi che cosa ne pensi tu? Perché siamo sempre in questa crisi? Ed è vero che siamo in crisi? Allora, non è vero che siamo in crisi. La, diciamo, la descrizione, direi scientifica, non lo è proprio davvero scientifica, ma è la stagnazione, che è quel concetto che non si cresce e non si decresce, no? Come Aldo in Aldo Giovanni Giacomo, che non può né scendere né salire. È una condizione dove l'Italia si ritrova dalla crisi del 2008, e non, cioè, prima la crisi del 2008, leggero recupero, è arrivata la crisi del debito sovrano nel 2011, che ci ha sfondati. Stavamo salendo, mi pare, perché non so sicurissimo, però tra il 17 e il 19 eravamo quasi, si diceva, siamo usciti dalla crisi Covid e siamo stati più colpiti. Anche quelli che hanno recuperato meglio, diamo a Cesare quel che è di Cesare, che quando siamo in crisi siamo uno stato molto capace, solo in quei momenti là, solo quando bisogna farlo. I motivi sono vari. Non sono nessuno per cercare di andare più nel dettaglio di chi ha studiato queste cose come si deve, e anche loro fanno comunque relativamente fatica a dare questo tipo di spiegazioni. Diciamo che il grande problema dell'Italia è un problema di produttività. La produttività cos'è? Quella cosa secondo la quale, diciamo, a seconda dei mezzi di produzione che hai, non so, tu hai dei lavoratori e dei capannoni, puoi appunto ottenere un outcome che sono, è quello che produci, no? Il materiale che produci. Immaginati una pizzeria con un forno normalissimo e una pizzeria con un forno con l'intelligenza artificiale, no? La produttività la più alta ce l'ha il forno con l'intelligenza artificiale, perché tirerà fuori pizza di migliore qualità, controlla, magari ne bruci di meno, magari le fa meglio. Quindi è il concetto, cioè in macroeconomia, anche in micro, nelle varie funzioni di produzione teoriche, ma poi vanno sempre nell'empirico, la produttività è sempre rappresentata e come, diciamo, proxy, ma in una forma abbastanza adeguata come il livello di tecnologia.
E noi siamo uno dei pochissimi paesi del mondo occidentale che ha visto un calo dagli anni 90 a oggi di produttività, che è una cosa vergognosa. È anche spinta dal sistema industriale italiano, che comunque è la seconda industria d'Europa dopo la Germania, e mi pare sesta, settima, ottava al mondo. Comunque facciamo parte del G7, sebbene siamo del G9, comunque siamo un paese fortemente industrializzato. Però la pecca, se vogliamo, che in realtà ha tanti pro e contro, è il sistema di produttivo italiano è diviso nelle SME, nelle piccole e medie imprese, e le piccole e medie imprese sono la spina dorsale dell'Italia, però soprattutto in termini di produttività hanno veramente difficoltà, perché se una grande azienda, fatturati miliardari, decidesse anche di dedicare una quota minore alla ricerca e sviluppo, chiaramente si parla di milioni che ci mette una piccola azienda, anche se decidesse di investire una grande percentuale delle sue entrate, si parla di centinaia di migliaia di euro, e anche lì non lo fanno, ragionevolmente, vuoi per avarizia, vuoi perché non è la cultura, vuoi perché non ce la fai con i soldi, è molto più complicato. Infatti l'Italia è divisa in settori tendenzialmente, sai, c'è cioè il settore, per esempio, da dove vengo io sono della provincia di Como, lì c'è molto a che fare col mobilio, se no c'è il settore della pelletteria in Veneto. Solo che il problema di queste cose è che poi non si mettono insieme a fare R&D. Magari alcuni lo fanno con i contratti di rete, però il nostro problema è veramente un grande problema di produttività che facciamo fatica a far crescere. Infatti, c'è questo tema delle ore di lavoro, della passare le ore di lavoro, che idealmente è ottimo, penso che tutti siamo d'accordo che si vorrebbe lavorare di meno, però appunto tu dentro alla funzione di produttività ci metti capitale, forza lavoro e produttività insieme. È bassa, devi tenere una forza lavoro più alta perché devi lavorare più ore per tirare fuori lo stesso. Sì. Quindi in pratica è un po' come un circolo vizioso alla fine, no? Sì, interessante, molto interessante, va bene. Sì, questa delle piccole e medie imprese è una, diciamo, una cosa molto interessante, perché è quello che ho anche studiato io quando ho fatto economia. E in pratica c'è, come hai detto tu, c'è un grande problema di mancanza di investimento, okay? Ricerca e sviluppo e innovazione soprattutto, perché si fanno le cose come si facevano anni e anni fa senza innovarsi, e questo comunque non fa aumentare la produttività. Poi è una cosa che non si fa né economia di scala né economia di scopo, perché in pratica ognuno è un po' per sé, okay? Nessuno fa rete, e quindi in poche parole c'è questa mancanza di produttività. Sì, molto interessante, ok. E poi, se ci mettiamo anche un altro fattore che è molto importante, che sarebbe il debito pubblico, ok? E quindi si crea un pochettino la tempesta perfetta, direi. Quindi, se ci aggiungiamo questo debito pubblico, secondo te, che ruolo gioca il debito pubblico in tutto questo, in questa mancanza di produttività? Allora, il debito pubblico è una brutta bestia. Si può affrontare sotto due aspetti. Io ci ho fatto la tesi di magistrale sul debito pubblico. Allora, tendenzialmente, il debito pubblico ha sia dei lati positivi che dei lati negativi. È molto simile al debito privato, però non funziona esattamente nello stesso modo. Ora, il grande problema del debito pubblico in Italia qual è? Che è enorme. Il debito pubblico è un grande problema e c'è anche un grande problema lì dentro, che è così grande che anche se stai su degli interessi del 4%, e che è più o meno la media, non siamo precisissimi, gli interessi hanno una fluttuazione enorme, possono essere 3-5 oggi, 5-5 domani, a seconda anche di come va il mercato europeo. Però il problema sono gli interessi che ci paghi. E noi paghiamo attorno ai 70-80 miliardi l'anno di interessi. Cosa vuol dire di questi interessi qua? Che non ti permettono di investire dove devi. Paradossalmente spendiamo più in debito pubblico negli interessi che in istruzioni in Italia, andando a parlare di produttività, perché gli investimenti in istruzione si è visto che tendono a far crescere la produttività perché fuori gente preparata, che porta l'innovazione. A livello industriale cosa comporta? Allora, qua diciamo il settore, questa cosa va per forza un po' estesa all'Unione Europea, però solo concettualmente, perché l'Unione Europea impedisce gli aiuti di Stato, ok? Questo perché gli stati con un bilancio più alto non si rifacciano sugli stati più piccoli. Ora, per quanto non sembra, l'Italia comunque ha un PIL alto, per quanto quello pro capite, quindi quello per persona sia basso, l'Italia produce tanto, un PIL molto alto. Anche uno stato estremamente più ricco come il Lussemburgo, no, dai, Lussemburgo no, l'Olanda. L'Olanda è molto più ricca dell'Italia, ma anche l'Irlanda è molto più ricca dell'Italia. Però il PIL è più basso, vuol dire che l'Italia ha potenza di fuoco, in ogni caso è più forte.
Ora, su chi domina questo? Chi domina questa cosa qua? La Germania. La Germania ha un PIL immenso, hanno una capacità produttiva gigantesca e loro, se volessero buttarci soldi, lo farebbero. Quindi, viste le sfide che poi affronterà l'Europa, si spera che a un certo punto, l'Europa contro il mondo, diciamo, si spera che a un certo punto questa cosa degli aiuti di Stato venga meno, però se viene meno cosa succede? Che chi ha più potenza di fuoco ci mette più soldi. E qua entra in gioco il debito pubblico. Perché? Perché l'Italia sì avrebbe potenza di fuoco, ma la nostra potenza di fuoco intanto è spesa in pensioni, ponti sullo stretto di Messina. E contemporaneamente è veramente vincolata da un debito molto forte, cioè noi siamo costretti a fare poco debito, questo governo non lo sa, comunque beh, non è, ora io non sono d'accordo con questo governo, non è tutta colpa loro, non è che sono arrivati loro a fare il debito oggi, loro si sono trovati in una situazione particolare, grazie a Santo Draghi che più o meno ha sistemato qualcosina, lui ha lavorato meccanicamente, però il problema è che quando tu non puoi fare debito, e quando tu non puoi fare debito, quindi non puoi prendere i soldi in prestito, per una serie di ragioni, perché poi a un certo punto intanto salgono i tassi di interesse su tutto, quindi il debito ti costa sempre di più. E poi in termini pratici non puoi indebitarti all'inverosimile, perché a un certo punto la gente smette di fidarsi, i mercati inizieranno a dire ma possono pagarlo, questo soprattutto perché l'Italia non è il Giappone, il Giappone ha un debito pubblico spaventoso, però è posseduto dai giapponesi, l'Italia no. Sì. Cioè il debito pubblico italiano è anche in mano a speculatori, è molto in mano alle aziende italiane, per carità, le grandi banche, eccetera. Però le famiglie italiane, mi pare, ora non vorrei dire cagate, ma scusa, posso dire queste cose? Sì, però. Okay, scusa. Però mi pare che sia in mano tipo al 10% delle famiglie italiane, quindi non è che si può contare su questo utilizzo interno. Questo vuol dire che l'Italia, paradossalmente, potrebbe avere forza di fuoco, ma non ce l'ha. Ed è rallentata molto da questa cosa, in più spendo 80 miliardi l'anno in debito, ulteriormente riduce. Perfetto, perfetto, quindi in pratica è come un freno alla nostra tipo capacità di, sì, diciamo di produrre, di andare avanti, di avere un'economia che funzioni, insomma, di investire. Di incentivare come si deve. Sì, di investire, sì, esatto, sì, come no. Ho sentito che in pratica quello che investiamo noi all'anno in istruzione è lo stesso, cioè sono gli stessi interessi che paghiamo sul debito pubblico, insomma, quindi non è una cifra da ridere, insomma. Di meno, cioè di meno, okay. È più bassa degli interessi che paghiamo, è paradossale. Mamma mia. Pazzesco, sì, pazzesco, pazzesco. E quindi questo mi porta alla prossima domanda. Quindi in pratica si sa che in Italia purtroppo c'è un gap retributivo di genere e di età. Ok, quindi in pratica significa che cosa? In parole povere significa che purtroppo le donne vengono pagate ancora meno degli uomini al giorno d'oggi, ok, purtroppo, e i vecchi vengono pagati molto più dei giovani, purtroppo. Ok, quindi pensi che queste cose, quindi questo gap retributivo di genere e di età, contribuisca in qualche modo alla fuga di cervelli e anche di non cervelli, perché per fuga di cervelli noi intendiamo chi è laureato, ok? Quindi chiamiamo chi è laureato un cervello, ok? Anche se poi potremmo aprire anche un dibattito su questo, ok? Che non è che tutti i laureati sono cervelli, nel vero senso della parola, ok? E quelli che non sono laureati, diciamo, non cervelli, ok? Quindi secondo te questi cervelli e non cervelli emigrano e per questo gap retributivo e in che misura secondo te? Allora, secondo me la migrazione è più dovuta al gap retributivo che c'è all'interno dell'Europa, perché per esempio il gender pay gap c'è in tutti gli stati, c'è. Una donna italiana non è che andrà in Francia, andrà in Germania, andrà in Olanda e non trova il gap retributivo, quindi diciamo in quei termini lì, poi percentuali il discorso è relativo, perché purtroppo c'è, cioè, di sicuro ci sono, l'Italia non è neanche messa malissimo, perché è solo del 10% contro una media europea del 14, 15, 16, comunque per attorno al 15. A livello di gap salariale all'interno dell'azienda è una cosa ridicola e lì secondo me potrebbe essere un incentivo. Non conosco bene i numeri, quindi non mi espongo neanche sulla... Però mi pare, cioè ho letto qualcosa in giro, credo che sei veramente attorno al 60-70% in più una persona anziana rispetto al neolaureato, diciamo con buono stipendio di già. Però credo che sia proprio il sistema impresa italiano che disincentiva gli italiani a rimanere, proprio perché mancano le imprese innovative con uno spirito giovane. Io ho lavorato, in questo caso posso parlare per esperienza personale, ho lavorato in una grande azienda con il network italiano
A parte che c'era proprio una totale carenza di middle management in quel caso specifico, però è l'industria e è rappresentativo dell'industria, perché comunque erano 3.000 persone, un bel campione statistico. E vedevi, quelli attorno alle metà, io ho 28 anni, ai tempi 26, e mio capo ne aveva 50, capo diretto, e mancava quello di 40 che poteva unire il mio mondo al suo, no? Quei 15 anni di venirsi incontro dove capisci lui, capisci là, che è un problema molto serio. Il mio capo prendeva, presumo, almeno tre volte me, presumo. E avevo un ottimo stipendio, il mio stipendio era nel settore chimico, era già di 31.000 euro, che voglio dire, ne ho assunti lì in Italia, ce ne sono pochissimi, io ho avuto molta fortuna. Quindi secondo me il grande incentivo è intanto che c'è una misura più bassa, sebbene ci sia anche lì molto alta, attenzione, perché comunque è il sistema capitalistico mondiale che è fatto così, cioè ancora c'è la classe di boomer che sono quelli che ora comandano le aziende, questo non ci si può fare niente, saranno loro a comandare. Il problema è che io credo che all'estero ci sia più consapevolezza, non dappertutto naturalmente, però più consapevolezza dell'importanza dell'innovazione. C'è più spazio ai giovani nella misura in cui si conoscono i propri limiti, perché è un grande difetto appunto di chi è nato negli anni 50-60, è che davvero, cioè, sembra una cavolata, ma usare il computer, vedi la differenza di utilizzo tra uno come me, che io, sì, io sono uno smanettone, ma prendi perché sono sempre fissato, ma chiunque della nostra età è in grado di utilizzare, di fare un foglio Excel, se gli segni le formule, te lo fa in un mese, te lo padroneggia. E quella generazione lì questa cosa non lo fa. All'estero questa cosa c'è meno, nel senso che si lascia più in mano e cioè esiste più il middle management. Però comunque su tutto, secondo me, un incentivo da fuori, cioè per dire, il gap salariale tra Italia e gli altri paesi. Perché l'Italia è in grado di formare persone a livello di mondo occidentale. Allo stesso, le università italiane sono università eccellenti, con qualche eccezione purtroppo, ma sono veramente università di alto livello. Ovviamente non pensi a una Oxford in Italia, una Cambridge, una Princeton, ma contemporaneamente sono università che formano talenti con un sistema di studio molto specifico, allo stesso livello di chiunque, e sono talenti che puoi esportare facilmente, e noi lo sappiamo, per l'università lo sai che fuori può essere richiesto. Certo, per esempio i nostri cari medici che stanno abbandonando l'Italia, tipo a Iuzza, ok, in frotte, i classici camici in fuga, di cui ho fatto il mio ultimo video proprio su questo, sì, che purtroppo si stanno abbandonando l'Italia in massa, ok? Sì, è vero, purtroppo è vero. E secondo te, in pratica, questa emigrazione come si potrebbe arginare, quindi, in pratica, come si potrebbe incentivare questa innovazione, magari avere un middle management? Secondo te ci vorrebbe, che ne so, un cambiamento culturale o un cambiamento strutturale? Come la vedi tu? Entrambi, allora è un processo estremamente lungo e comunque davvero ci vuole un cambiamento sia culturale, anche dalla parte degli attuali imprenditori che dovranno prima o poi farsi da parte, perché tante delle aziende sono proprietarie, a un certo punto lo lasci ai figli, lo lasci a chi vuoi. C'è anche da dire che la struttura SME italiana non cambierà. L'Italia non è uno stato in grado per il momento di essere attraente per gli investitori all'estero, perché questi arrivino. Poi un po' la tassazione, anche se si sta lavorando molto in quella direzione, adesso c'è quella storia della flat tax al 10% fino ai 600.000 euro per chi rientra dall'estero, che tutto incentiva molte persone a mettere la residenza in Italia per pagare meno tasse, che è una cosa che io non trovo molto corretta, però è una cosa che fa anche l'Olanda. L'Olanda, se arrivi dall'estero per un po' di tempo, paghi il 33% in meno di tasse per 5 anni, mi sembra. Sì. E l'idea è creare, allora, intanto finanziare il più possibile sistemi o mondi come startup, comunque chiunque si mostri innovativo, e incentivare le assunzioni, che comunque è una cosa che si sta facendo. D'altro lato, non dimentichiamoci che noi abbiamo un enorme inverno demografico davanti, cioè semplicemente se chiunque, è una cosa che si fa facilmente, si mette età italiana per popolazione Istat, basta googolare questo, è incredibile, a parte i nuovi nati, ma veramente di anno in anno, i diciottenni di oggi sono 10.000 in più dei diciassettenni di oggi, che sono 10.000 in più dei sedicenni di oggi, e via andando, no? C'è un calo enorme, è un po' come nel calcio, no? Perché i calciatori di oggi sono meno bravi di quelli di 40 anni fa? Perché 40 anni fa nascevano 1 milione di bambini l'anno, ora ne nascono la metà, è una metà di persone a cui andarla a prendere, l'idea non è diversa in questo modo. Se tu vuoi arginare la fuga, devi rendere il mondo del lavoro attrattivo.
ed è l'unica cosa che puoi fare. Cioè, devi mettere le persone, poi non toglierai, non impedirai a quelli che vogliono andare all'estero per viversi all'estero di andarsene, ma non è a quelli che si punta, è chi va perché devi, perché non sente alternativa. Devi rendere la situazione tale che chi arriva, cioè chi pensa me ne vado, dice però le alternative in Italia sono buone. Come si fa? Intanto bisogna incentivare gli stipendi. Noi abbiamo i contratti collettivi di lavoro e quelli sono una buona base di partenza. C'è nella teoria economica un problema nel mettere una base dello stipendio, uno stipendio minimo, che non deve, semplicemente non deve essere troppo alto, perché sennò poi se l'azienda vede perdersi i profitti per nuova assunzione, l'utilità, sì, cioè, produttività marginale del lavoratore rispetto ai profitti è bassa, cioè se è troppo bassa, se è più bassa dei costi, non te ne fai niente di un nuovo lavoratore. Tu devi prenderlo, devi dare questo tipo di incentivi. Poi sai, farlo è sempre facile, diciamo, parlare, perché comunque le stanno provando, non c'è un governo in Italia di destra e di sinistra che ha pensato, ah, io faccio fallire la gente. Però non c'è neanche l'atteggiamento da parte di tutti di capire che noi non siamo più la generazione che c'era 20 anni fa, 30 anni fa, non siamo più quella generazione che sta lì a ingoiare la merda, a fare la gavetta a 400 euro al mese, se è una reazione che reagisce e si rischia di creare la tipica lotta di età. È lì che bisogna intervenire, secondo me, cioè bisogna fare in modo che la lotta di età non ci sia. Lo Stato deve farsi carico, in parte, però appunto i soldi non ci sono, sono indubitati, però deve farsi carico in parte di stimolare, incentivare stipendi adeguatamente alti per i giovani, però soprattutto a livello aziendale e questa cosa qua, alla fine lo Stato può intervenire fino a un certo punto, non puoi legiferare su tutto e non è neanche corretto legiferare su tutto. È proprio a livello aziendale che bisogna iniziare a costruire piani di crescita adeguati. Sai che se si cambia lavoro ogni 2 anni, si cresce il 40% più in fretta di chi rimane nella stessa azienda, a posto in tutto il mondo. Sì. Cioè, l'Italia probabilmente è ancora più forte, però non sono sicuro. Questo è il sistema da combattere. Comunque, di nuovo, sul come farlo, su come arginare la fuga, sicuramente rendendo l'Italia più attrattiva. Come rendere l'Italia più attrattiva? Se qualcuno lo sapesse, cioè ci sono studi e studi e studi, l'avrebbe fatto di sicuro perché l'avrebbero rieletto per sempre. Certo. E poi c'è questo tema qua invece di far entrare i giovani, quindi abbassando le tasse, che secondo me è una buona idea. Sì, sì. Su questo punto ho saputo che allora in passato c'era già stata, in pratica questa legge era già stata promulgata in passato, questa legge per il rientro dei cervelli, ok? Quindi c'erano tassazioni agevolate per chi rientrava, so però che ultimamente l'imponibile è stato alzato, quindi prima in pratica l'imponibile che veniva tassato mi sembra che fosse solamente 30.000, adesso è diventato 50, mi sembra, quindi hanno diminuito i benefici in questo momento. Non so se hanno in piano di aumentarli un'altra volta, ma da quello che so io li hanno diminuiti al momento, purtroppo. Allora, io non so la misura, però sì, ho letto anch'io che hanno ridotto un pochino gli incentivi a rientrare. Sì, sì, purtroppo. Pessima in questo caso. Però. Sì, anche quella. Sì, anche a mio avviso è un'idea pessima. Purtroppo però il fatto è questo, secondo me almeno. Se rientri solamente per questo incentivo fiscale, quando finisce te ne vai al 100%, io ne sono sicuro. Perché non può essere l'unica cosa, deve essere un sistema di fattori, capisci? Cioè, secondo me non è... Se fai solamente quello, non ne vale la pena, secondo me. E, come dicevi tu, bisognerebbe fare molte cose per rendere l'Italia più attrattiva, quindi le tasse sicuramente uno di questi, però ci sono anche altre cose, no? E, sì, sicuramente. Poi ha toccato un punto che a me interessa molto, che è il salario minimo. A me interessa molto questo punto perché allora, per esempio, in Irlanda dove vivo io, non so se tu lo sai, ma qui abbiamo 12,70 all'ora. Quindi questo è il salario minimo, è 12,70, 12,70 lordi, che però netti sono 11,30 netti, perché qui le tasse sono, i primi 12.000 euro sono esentasse, quindi in pratica li prendi quasi netti questi soldi, in poche parole, che comunque è un salario buono. E, per quanto riguarda il fatto che il salario minimo renda il sistema produttivo, diciamo, che porti il sistema produttivo ad essere meno competitivo, sicuramente sì. Da quello che ho saputo però ci sono stati degli studi recenti fatti in Germania che hanno provato il contrario,
Perché che cosa è successo? In Germania c'è stato un calderone politico, okay, perché in pratica il governo attuale voleva aumentare il salario a 12 euro, che poi l'hanno fatto, è stato fatto, questo adesso il salario è 12 euro lordi in Germania, però c'era l'opposizione che era, diciamo, ferocemente contraria a questa manovra, perché affermava che il sistema produttivo ne avrebbe risentito. Invece questi studi hanno dimostrato che è successo proprio il contrario. Quindi in pratica l'aumento del salario ha portato un aumento di introiti da parte del governo, okay? Perché in pratica più salario, più tasse, okay? E quindi in pratica il sistema si è autofinanziato e ha garantito anche diciamo, poi naturalmente con questo è aumentata anche l'inflazione, perché naturalmente più soldi in circolazione, tipo è come un cane che si morde la coda, quello sicuramente sì. Però hanno dimostrato che non ha sballato il sistema produttivo, che è una cosa interessante, che potrebbe interessare a chi vive in Italia e magari dice: ma non posso pagare un lavoratore 10 euro perché sennò poi un barattore di pomodori lo pagherò 50 euro. Bisogna vedere un pochettino che Sì, succede, no, è capisci? vero, è vero. Cioè, comunque un imprenditore si troverà davanti a costi più alti, allora vuol dire alzare i prezzi, cioè, quando entri in un circolo, ma non deve essere neanche per forza un circolo inflattivo, perché a un certo punto, sai, è anche sufficiente e si può affermare, non c'è niente di strano. Poi, sai, l'inflazione in Europa è strana, perché non è un sistema fiscale comune, ma è una banca centrale comune che lavora con un obiettivo di inflazione media sotto il 2%, quindi lavora in una maniera ancora più distaccata dai singoli governi, forse anche rispetto agli Stati Uniti, in realtà è molto autonoma quella statunitense, quindi vabbè. Però sì, cioè, crea ricchezza, è ragionevole, non è strano, anche di fronte a un regolare aumento dei prezzi, perché non si sfoci in un circolo inflattivo? Però davanti a un aumento di questo tipo è ragionevolissimo che aumenti le cose. Il punto è che non sia troppo, cioè se arrivano a dirgli pagali 30 Certo. euro all'ora, lì falliscono. No, Il discorso è quello, deve essere un valore adeguato. Infatti la battaglia del reddito minimo, del salario minimo in Italia è a parere mio vergognosa, proprio perché intanto tanti dicono abbiamo già i CCNL, ma proprio in forza del fatto che abbiamo già i CCNL, il salario minimo non farebbe che creare un tetto base. Per uno stipendio che poi è netto di 9 euro all'ora, si tratta di 1.370, non è niente del netti, quindi solo sarai sui 22 l'anno. Cioè, non sono sicurissimo ora di questo, però cioè, lo sanno tutti, anche le opposizioni che lo dicono, nessuno sta andando a parlare, dovete pagare il lavoratore 2.000 euro al mese. Non puoi aumentare gli stipendi per decreto, cioè lo puoi fare, poi falliscono tutti, quindi cioè, io ne Sì, sono indietro. ma poi guarda, il salario minimo, il discorso italiano è un po' diverso, perché allora in Italia c'è molto lavoro grigio e lavoro nero, ok? E questo è un grande problema, quindi se tu Stato mi dici a me imprenditore devi pagare ai lavoratori 9 euro l'ora, ok? Io imprenditore, i contratti che avevo a nero li continuo a fare a nero, quindi in pratica il problema non è tanto il salario minimo secondo me, ma prima si dovrebbe fare un discorso di aumentare la legalità. Quindi dare degli strumenti che impongono e aiutano gli imprenditori a fare dei contratti, ok? A fare in modo che ci sia un contratto per ogni lavoro. Poi, dopo che tu hai tutti i contratti a posto, allora magari puoi pensare, va bene, facciamo un salario minimo, però secondo me fare un salario minimo in Italia con tutto questo lavoro grigio e questo sottobosco di illegalità è un po' una manovra demagogica che non ha tanto senso, perché cioè, io imprenditore, perché dovrei darti il salario minimo? Io non te l'ho mai dato un contratto, che mi cambia a me? Io pizzeria da Gennarino, che non ho mai fatto un contratto in 50 anni, cioè a me non cambia Certo. nulla, capisci che ti voglio Sì, dire? secondo me, allora io non so, cioè capisco e sono d'accordo con questo lato, io non sono d'accordo sul fatto lì, perché tante volte mi sono trovato di fronte a gente che diceva stimola l'evasione, è come dire, sai, il discorso delle multe proporzionate al reddito, che io credo sia una buona idea, l'idea è stimola gli evasori, dice ok, però non è che non si possono fare le leggi per gli evasori, cioè bisogna fare entrambe le cose contemporaneamente, andare a combattere contro il lavoro nero, ma contemporaneamente dare le garanzie. Quello è anche un incentivo per i lavoratori di farsi forza, perché quando tu ti trovi davanti al fatto che quello ti dice guarda, ti farei il contratto, ti do 1.000 euro al mese, così, e poi ti scopri che tu per legge quello te ne deve dare 1.200 e chiedi il lavoro. Poi il problema del Sud Italia, che è dove c'è una prevalenza di lavoro nero, è il fatto che c'è un'enorme carenza di richiesta di lavoro da parte delle aziende. Cioè, il Sud Italia, io sono sempre stato al nord, ho tantissimi amici del nord, qua.
crescendo, ho iniziato a conoscere lì, e tutte le persone, quasi tutte le persone che conosco che hanno fatto concorsi pubblici sono del sud. Poi magari sono quasi tutte con poco, con qualifiche basse, perché sennò gli altri che conosco sono del sud, ma lavorano qua perché hanno la laurea. Perché sai, c'è questo discorso che dal nord Italia andiamo all'estero, dal sud Italia vengono al nord. Il nord rimane netto costante, il sud perdita secca. Di fronte a questo tipo di cose, cioè lo Stato va un po' a intervenire, va a fare un po' di welfare, però alla fine dei conti bisogna agire contemporaneamente, cioè parere mio naturalmente. Però diciamo di creare una garanzia in modo tale che posso dire, ok, però se tu mi dai il contratto mi devi dare di più, ho il TFR, ho le solite menate, però se è l'imprenditore quello col coltello dalla parte del manico, risulta complicato. Certo, cioè no, stiamo d'accordo, cioè io non sono contrario al salario minimo, attenzione, secondo me il Certo. salario minimo è un provvedimento sacrosanto perché qui in Irlanda c'è e funziona, per esempio in Germania c'è e abbiamo visto che funziona, quindi perché non potrebbe funzionare in Italia? Però ecco, bisognerebbe fare quello e fare manovre di, diciamo, legalizzazione allo stesso momento per comunque combattere il nero e mettere il salario minimo, quindi se si fanno tutte e due le cose, secondo me potrebbe veramente funzionare, sì. Sì. Finanziando l'ispettorato del lavoro. Io so che nel 2016-17 c'erano 10.000 ispettori del lavoro su Vero. 40 milioni, cioè se, cosa detto, con la carta carbone lavoravano, Sì, sì. nel senso. Io poi li ho visti lavorare, una mia amica era trattata malissimo dal suo datore di lavoro, questi gli hanno dato la multa a lui, 12.000 euro, mi pare, lei dimissioni con giusta causa, quindi si è presa la disoccupazione, cioè quando lavorano lo fanno bene. Però ho capito che sei uno in una provincia intera, che cosa vuoi fare? È vero, ho sentito anch'io questa cosa che sono veramente pochissimi gli ispettori del lavoro. Sì, esatto. Bisognerebbe assumerne molti di più, fare controlli a tamburo battente e poi vedrai che in pratica le cose magari si incominceranno a cambiare, diciamo. Sì, sono d'accordo, mi trovi d'accordo. E allora ti faccio una domanda, diciamo, cambiamo un pochettino argomento e beh, più o meno, parliamo un po' dell'Eurozona, ok? C'è un altro, diciamo, un altro cliché che si sente spesso in ambito economico, ok? Il primo cliché era quello della perenne crisi, siamo sempre in crisi, in crisi, in crisi, ok? Il secondo cliché è che in pratica quando c'era la lira si stava meglio. Ok, quindi la domanda che ti voglio fare è la seguente: cosa pensi dell'entrata nell'Eurozona del nostro paese e pensi che sia vero che quando c'era la lira si stava meglio? Allora, probabilmente stava meglio davvero, le persone magari erano un po' più felici. La lira, comunque, cioè quando c'è stato il passaggio di euro c'è stata molta confusione, i commercianti, che dir si voglia, loro ne hanno un po' approfittato col cambio, prendendo qualche soldino in più. L'Italia, prima del 1992, mi sembra, o 94, aveva dei problemi vergognosi di inflazione. C'era, perché era in un circolo inflattivo enorme, perché c'era l'obbligo per le aziende di adeguare gli stipendi all'inflazione, gli stipendi delle aziende aumentavano i prezzi e via così, e quindi, ma sempre doppia cifra, sempre. Cioè, una cosa, fino a che non si è detto, perché l'euro era un progetto, ancora un progetto in corso, cioè lo stavamo sviluppando, allora come prima fase, bisognava in sostanza appiattire il livello di tassi di cambio. Cosa avvenuta negli anni 90, dove in pratica bisognava oscillare sempre attorno al 2%, si iniziava a fare questa cosa, ma è arrivato Craxi, ha tolto l'ascensore sociale, ha stabilizzato l'inflazione in Italia, e no, la scala mobile era, vabbè, di La mobile, scala mobile, è riuscito a procedere in questa maniera, in modo tale che l'inflazione fosse un attimo calmata e si cercava di mantenere i tassi di cambio delle monete europee più o meno tutte sullo stesso livello, okay. Cercate di rimanere lì. Poi c'era stata una crisi negli anni 90, non mi ricordo bene, l'Italia e l'Inghilterra erano usciti, erano quasi uscite, c'era stato un casino, però vabbè, al di là di quello, arriva il 2002, cioè arriva il 2000, poi è stata di fatto, è stata nel 2002. Ora, guardando i dati da quando c'è l'euro, l'Italia ha raddoppiato tutto. Questo lo possiamo vedere, più o meno, perché poi anche lì il valore del PIL è sempre complicatino da gestire, perché noi comunque vediamo sempre anni in crescita, ma il PIL del 2008 ancora non l'abbiamo raggiunto. Forse hanno detto che ce l'abbiamo fatta nel 2023. Però, insomma, un po' triste, no? Riuscire a raggiungere il PIL del 2008 solo 15 anni dopo. Allora, l'euro è, a mio parere, sacrosanto, sia per una questione culturale europea, proprio per sentirci tutti
cittadino europeo, cioè che sa, immaginati adesso andare in uno dei grandi stati europei e dover cambiare i soldi in Francia, in Germania, anche in Irlanda, cioè ti senti parte sempre meno frontiere. Sotto il lato economico ha garantito stabilità, il fatto di aver rinunciato a una moneta sovrana ti impedisce di svalutarla per i tuoi interessi, no? Se un esempio è, hai un debito enorme, svaluti la moneta, copri il debito. Però quella sembra una scorciatoia facile, se non che non è che gli investitori siano dei completi deficienti, di solito non lo sono, e se tu svaluti quelli dicono, vabbè, sai cosa, i soldi non te li presto più, ciao, perché certo, me lo rifai, e quindi chi lo fa, cioè nel senso, che valore ha. Però l'abbiamo fatto in favore di una stabilità più alta e di una libera circolazione dei beni. Quindi sì, hai rinunciato a quello, hai rinunciato relativamente, in favore del fatto che adesso, cioè, lo scambio di beni è molto più facile. Primo, la libera circolazione che c'è nel mercato. Secondo, il fatto che tu vendi a 2000 euro a un francese, il francese ti dà 2000 euro. Non è come con gli americani, no? Noi adesso, meno male, l'euro vale meno del dollaro. Dico meno male perché abbiamo un grande bisogno di esportare, perché la situazione europea non è rosa, no? Quindi se vale meno l'euro, lui ti dà 10.000 euro per 10.000 dollari, prima per darti 10.000 euro ti doveva dare 16.000 dollari all'inizio dell'euro. Il fatto che ci sia anche questa moneta comune, che ha ancorata economie solide, comunque come la Germania, come la Francia, come le economie nord europee, specialmente Belgio e Olanda, a quale Irlanda non la cito perché ahimè nel 2011 l'Irlanda affrontò problemi estremamente gravi, cioè a parte dei PIGS, nominativo molto simpatico che abbiamo avuto noi. Detto questo, io penso, però vabbè, non avremo mai la controprova, l'Italia nell'euro c'è, e se l'Italia uscisse dall'euro è una tragedia senza la lira si svaluterebbe domani, soprattutto col debito che abbiamo adesso. Quindi io credo che l'euro sia stato una buona cosa per l'Italia. Detto ciò, una moneta unica senza un'omologazione fiscale rimarrà sempre un lavoro fatto a metà, è una cosa su cui concorda praticamente tutta la comunità scientifica di queste cose, perché è così, è una cosa anormale, siamo gli unici ad averla fatta, funziona, però ha dei limiti. Ok, perfetto, perfetto, benissimo. Allora ti faccio l'ultima domanda, ok? Quindi questa domandone, ok? Quindi per quanto riguarda invece il futuro dell'economia italiana, tu prima di tutto che cosa vedi nel futuro dell'economia italiana, e se tu fossi una persona capace di prendere decisioni a livello proprio statale, ok? Cosa faresti per aiutare l'economia? Domandona, anche quando l'avevo letta ho fatto fatica a immaginarlo, no? Ma ti dirò, allora, come vedo l'economia italiana è un po' più facile, io sono positivo, sarà che sono ottimista di mio, sono proprio una caratteristica mia, il PNRR ci ha dato una quantità di soldi enormi, soldi che almeno io sto guardando il mondo accademico, il mio dottorato è finanziato dal PNRR. L'Italia aveva un enorme problema di carenza di dottorandi, c'era stato un calo negli ultimi 10 anni del 40%. E proprio perché il problema dell'Italia è la produttività, i dottorandi PNRR ti chiedono uno stretto contatto con le aziende o con centri di ricerca che lavorano a stretto contatto con le aziende, come è il mio caso, io lavoro in un centro di ricerca che si chiama Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile, per cui lavoriamo con le poste, cioè i professori per cui lavoro, i dottorandi, sono gli ultimi della catena alimentare dell'università. Detto questo, i soldi del PNRR sono un grande incentivo, quindi credo che potremo veramente riaffrontare una crescita consistente, sebbene continuiamo a indebitarci, continuiamo a non prendere decisioni che raggiungano almeno il medio periodo, il lungo periodo lo sappiamo che non si fa, il medio, cioè non chiediamo tanto, lo sa. Cioè, allora, Keynes, fautore della macroeconomia, diceva nel lungo periodo saremo tutti morti, aveva ragione, no? I neoclassici, cioè coloro che credono un po' di più nel libero mercato, pensano che nel lungo periodo l'economia raggiungerà il cosiddetto equilibrio. Però a lungo periodo quando è? Il breve periodo si sa quando è, perché lo vedi, cioè nel breve periodo tu sai come minimo che sei vivo, salvo, insomma, incidenti.
E soprattutto si è visto che una spesa nel medio periodo, nel breve periodo, casualmente aumenta la possibilità di essere rieletti. E quindi cosa fanno i capi di Stato? Quindi io sono positivo, seppure consapevole del fatto che si fanno poche cose nel lungo periodo. Detto questo, cosa farei io? Ovviamente facile quando non devi essere eletto, è lavorare sul lungo periodo. Ora, il gap nord-sud è un problema gigante che va colmato, assolutamente. Bisogna intervenire lì. Lo fanno, però non abbastanza. Comunque lo Stato spende più per cittadino al nord che al sud. Vuoi per il costo della vita, però le spese per il cittadino al nord, ed è paradossale perché abbiamo già i soldi, cioè nel senso è la parte dell'Italia che produce i soldi. Su tutti i trasporti. Se c'è una cosa di cui il sud ha veramente tanto bisogno, è un sistema di trasporti adeguato. Cioè adeguato da almeno, non dico primo mondo, ma dai, secondo possiamo raggiungere. La Sicilia ha quasi tutti i binari 11. Invece di fare l'alta velocità con la Sicilia, all'interno della Sicilia, che per carità ci sta e va benissimo, però iniziamo anche a collegare tutta la penisola, iniziamo a metterle due rotaie in Sardegna, che è quasi come se non ne avesse, probabilmente Milano ne ha di più di tutta l'intera Sardegna. Dico probabilmente perché non ne sono sicuro, ma quasi sicuro. Quindi iniziamo a investire sui trasporti, poi due sono di parte investire sulle università. Investire in stipendi perché noi veramente abbiamo, allora, per fortuna formiamo persone capaci, però veramente attiriamo pochissimo talento dall'estero. Cioè, non vedrai mai ora l'America è la migliore, America e UK sono le migliori, anche l'Irlanda, comunque tutto il mondo anglosassone, non c'è paragone, sia come qualità delle istituzioni accademiche e sia come stipendi. C'è poco da fare, anche la Germania ovviamente combatte bene. E l'Italia è vergognosa. Quindi iniziamo a pagare di più la gente, iniziamo, ma anche perché cioè, nell'università si spende lo 0,9% del PIL, raddoppialo, nel senso. Quindi investire in istruzione e adeguare la rete di trasporti, direi, queste sono le prime cose che farei. Poi, vabbè, oddio, permettere alla gente di votare dove gli pare, perché dopo le ennesime elezioni, dove tantissimi non sono potuti andare a votare per qualsiasi voglia ragione, quindi anche quello, un sistema soprattutto che crea un adattamento, cioè il benessere sociale nel sentirsi una comunità che è importante nel senso di produzione, cioè durante l'elezione l'individualismo lo togli per definizione, perché da solo non vali niente, ma il gruppo fa e tiene qualcosa. Anche quello secondo me aiuta, perché poi sono le, cioè in economia queste cose si studiano parecchio, questi piccoli gesti, questo piccolo sentimento di comunità che funziona. Guarda Riace, Riace non ha fatto una magia, Riace ha usato il cervello e ha detto cosa ho tra le mani. Ho un paese morente e un'opportunità. Li faccio scontare, gli dico quelli vogliono rubare il lavoro, cerchiamo di fare le cose insieme, crei il senso di comunità, il paese cresce. La Svezia, dopo Zlatan Ibrahimovic, perché ho sentito dire che lui è stato un punto di cambio, è sempre stato un paese molto dedito alla comunità e poco individualista. E la Svezia è un paese che è cresciuto, ma anche l'Italia comunque, cioè, non è che non ci ignoriamo tra di noi, però il senso di comunità è importante. Diciamo, queste sono le cose, poi oggi ci sarebbe tantissimo da dire, però due focalizzate sono trasporti e accademia. Sì. No, per quanto riguarda, sì, sono d'accordissimo, soprattutto per quanto riguarda l'università, penso che sia un peccato che in Italia non attraiamo così tanti talenti, non attraiamo proprio talenti purtroppo, ne esportiamo tantissimi, ma ne attraiamo pochissimi purtroppo. Sì, è un gran peccato, anche perché, come dici tu, nel lungo periodo, in pratica, se tutti questi talenti se ne vanno, poi chi è che li rimpiazzerà? Allora, noi adesso abbiamo questa eccellenza accademica, diciamo, ma è gente che c'è lì adesso. Però in futuro, diciamo fra 10-20 anni, quando quelli bravi, in pratica, se ne, molti di quelli bravi se ne saranno andati, chi ci sarà per rimpiazzarli? Questa è un po' la domanda che fa un po' paura, no? Anche in termini di numeri di persone, ci saranno sempre meno giovani che intervengono. Ah, giusto, interveniamo anche sulla demografia, dai, copia e incolla della Germania, perché sennò gli italiani smettono di esistere, il problema non è che si pone più. Certo. Va bene, dai, Sgala, allora, hai niente da aggiungere? No, è stato molto interessante. Sì, veramente molto interessante, ti ringrazio. Un'intervista molto tecnica, ma veramente molto piacevole. Io da ex studente di economia mi sono veramente divertito. Spero che anche i nostri iscritti abbiano apprezzato. E quindi vi rinnovo l'invito a iscrivervi al canale di Sgalaballa, ok, lo metterò in descrizione. Ti ringrazio ancora, molto gentile. Buona serata a tutti e alla prossima. Ciao ciao. Ciao ragazzi, alla prossima.